Questo programma è offerto da Bari Blu, vivi il centro in ogni senso. Strada statale 16, uscita Triggiano Bari. www.baribluweb.com. Seguici su Facebook e Twitter. Elettrica Armenise, www.armeniseimpianti.it. Saicaf, il caffè. Sicme Energy e Gas, gruppo Roma Gas & Power. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il 91esimo minuto. È appena terminata la partita tra Avellino e Bari con una vittoria del Bari su autorete di Cinaglia. Commenteremo questa partita che tra l'altro ha visto gli animi accendersi soprattutto negli ultimi minuti insieme a Cristian Siciliani. Buonasera Cristian. Buonasera Barbara. E ovviamente insieme al nostro Salvatore Guastella. Buonasera anche a te Salvatore. Grazie Barbara, buonasera, ben ritrovati a tutti. Una partita che è stata piuttosto equilibrata, se non per gli ultimi minuti, una cascata di cartellini gialli, è arrivato un rosso, insomma gli animi si sono abbastanza accesi e noi ci siamo portati a casa comunque 3 punti. Sì, partendo da quest'ultima tua affermazione, i 3 punti erano importanti, il Bari li ha ottenuti con il minimo sforzo, tra virgolette, nel senso che non abbiamo dovuto produrre chissà quante palle gol per riuscire a vincere questa partita, ci siamo riusciti. E non mi è neanche dispiaciuto il finale, nel senso che ho visto una squadra che può reggere l'urto anche se si butta sul mischione, sulla battaglia, sul fisico. Quindi va bene, dobbiamo essere solo un po' più furbi, non cadere in qualche provocazione, ma ci sta, fine partita, mi riferisco a qualche reazione che secondo me non ci doveva stare, dovevamo lasciare loro continuare a litigare con l'arbitro senza metterci in mezzo. Però ci siamo anche da questo punto di vista, ci siamo anche da un punto di vista proprio fisico, quindi va bene così. Cristian. Sì, un Bari possiamo dire meno bello ma concreto e anche fortunato visto l'autogol di Cinaglia. In ogni caso la 6ª vittoria nelle ultime 7 giornate, quindi sono numeri importantissimi. Un Bari che ha saputo difendere la 3ª posizione, in questo momento va bene così, perché un Bari, no Salvatore, dicevamo meno bello però molto più squadra, non sa quello che vuole in questo momento. Sì, per questo dico, cioè, non è una squadra che insomma fa spellare le mani per le trame di gioco, le azioni che crea, però è solida, equilibrata, abbiamo rischiato pochissimo, forse in una sola circostanza, un tiro che tra l'altro Mamicai non è stato impegnato e va bene così. Queste partite che rimangono da qui alla fine saranno secondo me tutte partite, sì, sono partite complicate, molto complicate, si è difeso molto soprattutto nel primo tempo, quindi devi essere molto solido per portare alla fine a casa il risultato. E il Bari quest'oggi, ripeto, mi ha dato questa sensazione, e poi quando loro l'hanno buttata in rissa noi ci abbiamo risposto, quindi va bene così, ci abbiamo poi carattere. A dire la verità c'era un rigore solare su Rosina, quello è un rigore, anche se ho provato, ma il buon Davide a Brescia mi ha in qualche modo fatto ricredere. Io ho ipotizzato che l'arbitro abbia giudicato assolutamente ingiocabile la palla di Rosina perché se l'era allungata, però il fallo c'era, il contatto c'è, di rigori non ce ne vogliono dare, è una costante in questa stagione. Vabbè, purtroppo andiamo oltre, comunque abbiamo vinto, va bene così. Ricordiamo il numero ai nostri telespettatori per intervenire in diretta 080 501 9998, e vi ricordiamo anche che potete scrivere le vostre domande, i vostri commenti anche sulla pagina Facebook del TB Sport, ovviamente li leggeremo qui in diretta. E in attesa proprio di ricevere le prime telefonate, andiamo a vedere quella che è la situazione di questa 37esima giornata di Serie B con i risultati e la relativa classifica. Allora, finisce 1-3 tra Avellino e Trapani, il Brescia invece vince in casa 2-0 contro l'Entella, finisce con un pari 1-1 tra Como e Cagliari, il Livorno invece vince in casa 1-0 contro il Latina, vince anche il Modena 3-0 contro il Perugia, invece finisce a porte inviolate tra Salernitana e Vicenza, Spezia Pescara finisce
Lecce 0-1, Ternana Provercelli un pareggio 2-2 e poi Lanciano Novara finisce 2-1. Per quanto riguarda invece la classifica, la situazione al momento è questa: in testa ovviamente troviamo come sempre Crotone e Cagliari a 74 e 72 punti, seguite dal Bari al terzo posto a 63 punti, che vede alle sue spalle il Trapani a 62 punti, il Pescara poi a 61 punti e poi chiudono la classifica dei playoff, la zona playoff, scusate, Cesena e Spezia a 58 punti e poi c'è il Novara a 57 punti, al pari, dobbiamo dirlo, con l'Entella che a questo momento, in questo momento è comunque fuori dalla zona playoff. Diamo la linea del primo telespettatore della serata. Pronto, buonasera. Ciao Barbara, sono Marino, saluto Cristian. Ciao. E anche Salvatore. Salvatore, io sono l'amico che qua del Bari vince. Ah, ho capito. Ah, ti aspettavamo la volta scorsa. Ancora, ormai questo Bari ci sta facendo tra virgolette godere. Non abbiamo tempo neanche di telefonare. Ah, andiamo avanti così, forza Bari. Grazie. Cristian, hai finalmente conosciuto l'amico mio di Salvatore, che ovviamente esulta ogni volta che... Festeggia in compagnia della sua ragazza. Va bene così. Buon per lui. In ogni caso sì, guardando la classifica. Dietro non mollo, adesso a parte il sorriso. Sì, soprattutto per Trapani e il Pescara che ha ripreso la marcia, però comunque perlomeno gli altre sono un po' staccate. Si sono un po' staccate, però ti voglio ricordare, Cristian, che noi dobbiamo fare la lotta al terzo posto. Sì, al terzo posto, quindi dobbiamo tenercelo stretto. E dietro non mollo, intendevo questo. Sì, sì, il Trapani sta continuando a vincere. Pazzesco. Gran forma, però lo fa anche il Bari. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, chiamo da Bari. Buonasera. Allora, la partita è stata, diciamo, un po' sofferta, però quelle occasioni che abbiamo avuto si potevano anche segnare. Comunque, meglio così. Volevo consigliare a Paparesta di portare una security là presso, perché è stato aggredito in tribuna. Poi non so che cosa dovrebbe contestare l'altro. Non è che ha dato un rigore contro la Bari oppure contro l'Ascoli, non so. L'arbitro ha arbitrato e basta. Solamente la fine ha avuto un po' di incertezza, però aggredire il presidente del Bari non è giusto, e qui siamo proprio arrivati. Sì, queste sono le follie del calcio. Comunque proveremo comunque anche a capirne di più su cosa sta succedendo lì ad Ascoli, perché Ascoli. Sì, ci sono arrivate anche noi voci di una rissa in qualche modo in tribuna. E ricordiamo il presidente, tentativo. Poi tra l'altro era insieme al suo avvocato Grazia Iannarelli. Beh, quantomeno quindi... un portafortuna Nordin. Questa volta aveva previsto un 5-0, però comunque meno la vittoria è arrivata comunque. Forse lui si riferisce, sai cos'è? Secondo me lui, avendo un trascorso rugbistico, ha confuso gli sport. Adesso, a parte la battuta, no, la cosa più triste è sentire, a prescindere che il nostro presidente, la nostra squadra, cioè le tentativi di aggressione in tribuna sono quanto di più becero e meschino possa esserci nel calcio. Noi dovremmo lottare per avere degli stadi sicuri, senza barriere, poi in tribuna dove dovrebbe esserci teoricamente la crema della tifoseria, e si assistono spesso a queste cose, non, è veramente triste. Poi ripeto, l'Ascoli può recriminare su qualche episodio, ma può recriminare il Bari soprattutto per quel calcio di rigore di Rosina. Dunque. Cosa è esagerato, quelli che stanno in tribuna, non lo so. Vabbè, proveremo a capirci qualcosa in più. Nel frattempo diamo la linea ad un altro telespettatore. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Pasquale. Buonasera. Ciao, buonasera. Pasquale. Saluti a tutti. Buonasera. Ciao. Volevo dire che secondo me Campione ha sbagliato la formazione, perché Contini non si reggeva in piedi dopo 7 minuti e è uscito. Ha fatto giocare Iachi Moschi e Di Noi lo poteva mettere dall'inizio. Non ha fatto entrare De Luca, che poteva alleggerire il Bari. Ma questo che fa? Sta lì a guardare, o i suoi consiglieri in panchina stanno a... Pasquale, grazie. Guarda, grazie. Sì, guarda Pasquale, sì. Che già ha rischiato Contini e purtroppo, ahimè, si è fatto male. Erano a rischiare due al rientro dopo così tanto tempo, credo sarebbe stato assolutamente inopportuno. Quindi
Poi ha dovuto concedere un po' di riposo a qualcuno, ha dovuto concedere un turno di riposo di Cesare, Defendi, c'era Romizzi squalificato, quindi comunque deve gestire le forze in questo finale di campionato. E schierare due al rientro di infortuni muscolari contemporaneamente forse sarebbe stato un azzardo. Ha cercato di dare un po' di minutaggio a Iachimoschi, allo stesso Donati, anche perché potrebbero in ogni caso tornare utili nel corso torneranno di questo finale di campionato. Infatti a me dispiace molto per la ricaduta. Non è facilissimo gestire le forze. Poi per quanto riguarda De Luca, secondo me lo vedremo in campo contro il Modena sabato. E in ogni caso, rispetto alla formazione che ha giocato sabato scorso, sono stati quattro nomi nuovi, cioè non sono poche cose, perché c'era Donati, Iachimoschi, c'era Contini. E basta tre, quindi perché devo quattro invece sono tre. No, e c'era Maniero, sono quattro su 11, non è poca roba. C'è Dizzi anche che non è partito. Sì, che non è neanche partito, se vogliamo. Sì, no, sì, però sì, voglio dire, quindi i cambi li ha fatti, quindi non spacchiamo sempre il capello in quattro. Abbiamo vinto, sì, magari qualcosa poi tra l'altro è tutto più facile, per noi compreso. Però non credo che la formazione iniziale fosse sbagliata. Il campionato di Serie B è questo. Ne stiamo vedendo tante di partite così complicate, difficili da vincere. Saranno tutte così difficili, toste, vedrai che non ci saranno sconti da parte di nessuno per nessuna squadra. Abbiamo visto anche oggi il Como col Cagliari, cioè non è che, adesso è vero che non bisogna guardare in casa d'altri, però voglio dire anche il Como, dato per spacciato, squadra, oggi ha fermato il Cagliari, che insomma è un'autentica corazzata. Un'altra telefonata in linea, pronto, buonasera. Pronto, buonasera Barbara, sono Antonio da Bari, saluto Salvatore. Buonasera. Ciao Antonio. No, questa è la vittoria del cuore, questa è la vittoria della grinta e questa è la vittoria di un gruppo che vuole andare in Serie A. Io volevo dire a Cristian, avevo ragione di Donati avanti alla difesa, che ho parlato anche. Sì, vero. Ha dato equilibrio alla squadra e ha giocato tante palle e ha distribuito tanti passaggi ed è stato l'uomo veramente della partita, Donati. Poi volevo aggiungere che in fase offensiva con Sansone dovevamo chiudere la partita perché avevamo avuto una ripartenza che là si deve chiudere la partita e non avevamo dovuto soffrire gli ultimi minuti della partita. E poi abbiamo in panchina, non so se ne siete accorti, l'uomo che sostituisce Perinetti nella classe interiore del Bari sarebbe Maragon, lo vedo abbastanza attento, euforico nella panchina, che aiuta tutto il gruppo. Molto partecipe, sempre molto partecipe Alberto. Grazie, grazie anche a te. In ogni caso, sì, Sansone non è la prima volta che sbaglia quel tipo di gol, manca un po' di cattiveria proprio negli ultimi metri. Peccato, perché poteva chiudere la partita. Poi adesso aveva la palla sul sinistro, da lui sì, sul piede giusto, lui queste occasioni dovrebbe concretizzarle, perché da lui ci si aspetta questo, sì. Dai giocatori di qualità come lui, come Rosina, come qualche altro che abbiamo, per fortuna, ci si aspetta che facciano gol anche con una sola opportunità, una sola occasione che gli capita tra i piedi, e Sansone ne sta sprecando forse qualcuno di troppo. Per fortuna che stiamo comunque continuando a vincere. Mi auguro che sbloccherai in qualche altra circostanza il risultato, magari qualche gol più pesante, però non era male insomma chiudere la partita in quell'occasione. Qual è stato il migliore in campo secondo voi questa sera? Guarda, io scelgo Tonucci, non ha fatto gol, però sì, che poi c'è stato un bel siparietto al momento dell'autogol, perché c'era Tonucci che diceva il mio invece stato incredibile, magari stava facendo il gol della vita, no, perché comunque dietro mi è piaciuto, ha sbrogliato un sacco di situazioni, è stato sempre presente, poi il Bari due partite che non subisce reti, quindi premio un difensore questa sera. Salvatore. Ma io preferirei segnalare Donati, perché lui mi è piaciuto molto, è stato sempre presente, non si è mai fatto superare, ha giocato tanti palloni, quindi io sceglierei Donati personalmente. Diamo la linea ad un altro telespettatore, pronto, buonasera. Ciao Barbara, sono Gigi da Bari, saluto Cristian e Mirko. Ciao Gigi, ciao. Buonasera. Allora, a parte che Sansone deve, a pari di La Padula, di Petkovic o altri super bomber che ci sono nelle nostre concorrenti, doveva mettere in ghiaccio la partita, quindi bene come ci è andata. Niente, volevo fare anche una domanda a Guastella. Eccomi. Lui avrebbe sostituito Rosina,
Perché sinceramente io invece ho visto un Dedi abbastanza stanco. Questa domanda qui, un'altra, Cristian. Tu avresti fatto l'articolo che è uscito oggi su Repubblica da parte di Enzo Tamborra, su, intitolandolo il giallo della due diligence di Datò? Cioè, mi sembra un po' esagerato, cioè, mi sembra veramente la ricerca dello scoop. No, ad andare, ma non era questo, il senso. Magari grazie. Poi ne parleremo direttamente anche con Enzo Tamborra. Passiamo subito alla domanda. No, in ogni caso, comunque, alle volte i titoli spesso vengono, non li fa il giornalista, ma spesso vengono forzati. Sono gente, sì, che viene pagata per fare magari, i titoli. Magari non voleva essere proprio un giallo, però si sottolineava il fatto un po' singolare che comunque è stato prima firmato un accordo preliminare e poi è stata completata la due diligence, però nessuna polemica. Poi a quanto ci risulta comunque è arrivato anche quel famoso bonifico, sì, che tanto si attendeva, dunque possiamo stare tranquilli, bisogna solo aspettare i tempi e la conclusione dell'operazione a maggio. Voci di corridoio ci dicono, e fonti attendibili ci dicono, che sì, la prima parte della somma pattuita è ufficialmente arrivata, insomma il bonifico è andato a buon fine. È un bel segnale anche la presenza di Datò Nordin oggi in tribuna questa sera, sì, ad Ascoli. Comunque sì, è rimasto qualche giorno in più a Bari, ha voluto seguire la squadra anche in trasferta. Dunque, e segno che comunque segnale. Si sta innamorando sempre più di questa, città. Questa squadra. Per quanto riguarda Sansone, Salvatore? Rosina no, non l'avrei sostituito. Ah, Rosina, l'avrei tenuto in campo e avrei tolto proprio Sansone. Sì, infatti, sono d'accordo. Infatti l'ho commentato. Non mi aspettavo il cambio di Rosina. Anche perché comunque Rosina era quello che aveva più in palla, sì, era quello che aveva più intraprendenza lì davanti, dei tre di davanti era quello che ha avuto molte più, come dire, occasioni per mettere in difficoltà l'Ascoli, anche se non abbiamo creato chissà che, però sì, era quello più vivo, insomma, lì davanti. Un'altra telefonata, pronto, buonasera. Buonasera, saluto cordiale a tutti, sono Paolo. Buonasera. Ciao Paolo. Come dice Guastella, sicuramente dobbiamo brindare il terzo posto. Poi è chiaro che quando vinciamo è giusto fare le osservazioni, ma c'era un rigore per il Bari, No. Sì, sì, l'abbiamo sottolineato. Bello grosso anche. Grazie, aveva finito il suo intervento. Sì, no, l'abbiamo sottolineato, comunque Rosina è stato messo giù, non c'erano dubbi, però l'importante era comunque questa sera, lo ricordiamo, portare a casa i tre punti e soprattutto non fermarsi. Sì, ma quel fatto che comunque è un Bari che sta giocando da squadra, finalmente sa quello che vuole, lo ripeto ancora una volta, magari è meno spettacolare del primo Bari visto con Camplone, magari questo è più un Bari vicino a quello che abbiamo visto con Davide Nicola, meno spettacolare, però questo è un Bari più concreto. Più squadra? Sì, più squadra, quindi più cattivo, sa che comunque la posta in palio è alta e ora finalmente non vediamo quei cali di tensione che spesso abbiamo pagato a caro prezzo. Sì. Adesso ha trovato gli equilibri, insomma, Camplone, che sono meno spettacolari, però la squadra c'è per tutti i 90 minuti. L'abbiamo vista anche oggi, ripeto, anche quando l'Ascoli l'ha buttata in rissa e l'ha messa sul piano fisico non siamo stati impauriti, insomma, abbiamo ribattuto colpo su colpo. È chiaro che quando trovi gli avversari, insomma, che giocano per la sopravvivenza, non è che l'Ascoli fosse assolutamente disperato, però non è che può stare tanto tranquillo e sereno, perché i 50 punti credo minimo per raggiungere la salvezza non sono proprio dietro l'angolo, cominciano a essere 8 punti, 5 partite, sì, sono alla portata, però insomma è comunque dura, deve battagliare e soprattutto, insomma, giocando in casa pensava di fare qualche cosa in più. Però il Bari, ripeto, a me mi è piaciuto anche dal punto di vista del carattere, mi è piaciuto, ha risposto bene. Quindi bene, andiamo avanti così. È stato sempre in partita. Abbiamo allungato ancora la serie con un'altra vittoria. Insomma, ci sono tantissime cose positive. Quest'oggi l'unica negativa, mi dispiace per Contini al rientro, che se ha avuto una ricaduta, minuti, sì, probabilmente, dico, se ha una ricaduta probabilmente lo perderemo ancora per forse per tutto il resto della stagione. Speriamo di no.
A parte questo, non mi sembra che ci siano da fare sottolineature negative. No, anche perché, ripetiamo, la sesta vittoria nelle ultime sette giornate, poi la terza gara vinta in trasferta. Sì, vittoria è un pareggio. Sì, quindi... sì, un pareggio, quindi un ruolino di marcia. Il famoso filotto che dovevamo fare è arrivato, sì, e sì, guarda caso siamo terzi. L'ho detto anche tre punti fa, o una partita fa. I punti dal Cagliari sono 9 di distacco? Credo di sì. Lasciamo perdere questi soldi. No. Però... non si sa mai, sì, è vero, ancora c'è la matematica. Diretto, sì. Vabbè. C'è uno scontro diretto di mezzo. Stiamo viaggiando, però... insomma. L'importante è blindare questo terzo posto, perché comunque c'è il Trapani di Cosmi che è lì. C'è il Trapani di Cosmi viaggia e ha ripreso a pedalare il Pescara. Sì, perché il Pescara ha già avuto il suo periodo di appannamento e ora ha ripreso a marciare. Un'altra telefonata in linea, pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera. Un saluto a tutte e tre e auguri a Salvatore Guastella che compie gli anni. Sì, qualche giorno fa, grazie. Oggi in realtà è il compleanno di Telebari, esatto, che ne compie 43. Esatto. Io 43 io qualcuno in più di Telebari, però comunque un posto a Bari sempre. Andiamo dritti, no? Sì, si spera. Gli scongiuri, adesso sono inquadrato, diciamo. Non posso fare gli scongiuri. Però, però diciamo che dovremmo sì, essere la certezza dei playoff c'è, sì, cioè ormai infatti. Anche dopo questa vittoria cioè siamo lì, però la speranza di poterli poi giocare da terzi in classifica che darebbe un vantaggio non indifferente. Già fai una partita in meno, sì, una partita in meno già funziona, giocare in casa poi giocare in casa tutti i ritorni, quindi va ancora meglio. Per questo dico, e non ci siamo ancora, scusi. Passare il turno a parità di gol è ancora poi il quindi il top. Per questo è fondamentale, ripeto, stare lì sul pezzo fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata di campionato. Ma credo che ormai la squadra sia entrata nell'ottica giusta, nella mentalità giusta. Credo che non ci sarà più nulla da dire a questi ragazzi, nel senso che l'allenatore avrà il compito un po' alleggerito, la squadra c'è, ormai è concentrata, e vedo che non ci sono cali di tensione, meglio, bene così. Io intanto sto cercando qualche informazione su quello che sta accadendo, che è accaduto quantomeno ad Ascoli, e sto leggendo su uno dei blog insomma dedicati al Bari, che è Amo Bari, e si parla ancora una volta di un'aggressione al presidente a quanto pare da parte di tifosi ascolani. No, comunque il nostro Davide a Brescia è dietro le quinte, quindi stiamo magari... lavorando per cercare di capire magari cercheremo anche di contattare il presidente. Sì, 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 proveremo a contattare lo stesso Gianluca Pavaresta, vedremo, sentire, insomma, per capire un po' voce. Sì, cosa è accaduto in tribuna. Fatto sta che ci siamo un attimino anche un po' lasciati dietro la maledizione delle partite fuori casa, si diceva sempre il Bari fuori casa non riesce mai a vincere, no. Però finalmente insomma ce la siamo un po' levata di torno. Beh, comincia ad essere importante, credo se non ho fatto male i conti, la mia memoria insomma è quella che è di un vecchio PC scassato, però credo che siamo arrivati a 25 punti conquistati fuori casa, abbiamo rimpinguato un bel po' il bottino di quello che era il cammino del Bari, quindi che non sono pochi, su 63, 25 vuol dire che cominciamo a essere, ma non a caso la classifica poi è a testimonianza del fatto che le cose sono migliorate sotto tutti i punti di vista, compresi i punti conquistati fuori casa, se no non sei in quella posizione, se fuori casa non fai tanti risultati, quindi abbiamo messo un po' a posto le cose. Ovviamente probabilmente qualcuno comincerà a dire, e non voglio lanciare adesso io la provocazione, se cambiavamo prima, se cominciavamo prima, con i se tutti sappiamo con che i soldi andiamo se. Troppo lontano. Infatti io eviterei questo, l'ho detta proprio per bruciarla questa opzione, pensiamo da qui in avanti a continuare come stiamo facendo. Credo allora, sì, forse ci sia un ascoltatore in linea. C'è un ascoltatore in linea, pronto? Sì, salve, vorrei complimentarmi con Rosina per la sua bellissima partita che ha fatto. È un ottimo esempio per noi giovani che stiamo imparando ora a giocare a pallone. Allora un grande in bocca al lupo a te. Noi ci prendiamo i gol di Rosina bisogna comunque farli vedere nelle scuole di calcio. Da imparare davvero. Pura tecnica. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, andiamo in pubblicità e ci ritroviamo tra pochissimo. Ed eccoci tornati in diretta
diretta con il 91esimo minuto, andiamo subito a sentire che cosa ne pensa di questa partita terminata da pochi minuti il responsabile dei servizi sportivi di Telebari, Enzo Tamborra. Buonasera Enzo. Sì, buona serata. Diciamo che ciao, questa Enzo. È una vittoria che mi piace, devo dire la verità. Sono le vittorie che piacciono a me, nel senso che senza strafare, giocando una partita giudiziosa, rischiando anche il minimo indispensabile, il Bari ha vinto. Un autogol va bene, però il Bari in un modo o nell'altro il gol riesce sempre a trovarlo. Diciamo l'aspetto positivo di questa partita è senz'altro la solidità, l'equilibrio della squadra, che ha rischiato molto poco. Quando facevo riferimento ai giorni scorsi bisogna migliorare, pensavo a questo, cioè una squadra che riesca a giocare in maniera più accorta e che però può sfruttare le armi a sua disposizione. Altro aspetto che mi è piaciuto è che nel finale, quando l'Ascoli ha provato a mettere sulla riccia, il Bari è rimasto molto, molto tranquillo. È come deve fare una squadra di livello. Certo che non sono bastate 6 vittorie nelle ultime 7 partite per fare il vuoto al terzo posto, perché Trapani e Pescara stanno facendo qualcosa di straordinario. Il Trapani ha vinto credo oggi la 7ª partita consecutiva, sì. Il Pescara, che sembrava morto, ha vinto la 4ª. E queste sono due squadre, diciamo, anche pericolose nell'ottica dei playoff. Però per intanto al terzo posto sta il Bari e quindi va bene così. Enzo, hai informazioni su quanto è accaduto nel dopopartita, soprattutto in tribuna, all'indirizzo del presidente Gianluca Paparesta? No, non so nulla, non ho idea di quello che sia accaduto, perché ho visto la partita come voi su Sky, insomma non facevano riferimento a... Perché ci segnalano sì dei disordini comunque in tribuna, quindi cercheremo comunque sì magari di capirne qualcosa in più. Sì. Sì. Salvatore. Non so nulla, devo dire la verità, adesso mi informo anch'io, ma non so quello che è accaduto, perché come voi ho visto la partita in televisione. Enzo, questa squadra come sta procedendo verso la fine, insomma, del campionato? È la squadra che fa ben sperare, perché la solidità che sta mostrando, gli equilibri che sta mostrando, considerando che davanti ci abbiamo sempre qualcuno che in qualche modo il gol lo può sempre trovare, ci fa insomma, le aspettative sono diverse da quella di qualche settimana fa. Quindi Camplone... Sì, è diverso, adesso è un po' diverso, perché vedo la squadra che sta cambiando pelle, è quella squadra un po', come dire, altalenante, affiammate, compagnia bella, adesso vedo una squadra un po' diversa. Qui si parla di sputi verso Paparesta e Dato, leggo tutto pari in questo momento, e parlano di sputi verso Paparesta e Dato, certo non è un bel biglietto da visita nel nostro calcio rispetto al Malese, insomma, non è il massimo della vita. Bisogna capire che purtroppo il calcio italiano non a caso scoraggia gli investimenti, perché è comunque un calcio ben diverso da quelli di alto livello di altri paesi, insomma. Sì, e anche credo il quarto e il quinto per quanto riguarda la commercializzazione verso altri paesi. Al primo posto c'è quello inglese, poi spagnolo, tedesco, francese, addirittura siamo quinti. Quindi quando noi dobbiamo vendere i diritti all'estero, giustamente ci danno 2 lire. Vabbè, se continuiamo così non può essere così. Poi in più questi episodi, insomma. Infatti. Poi bisogna dire che c'era anche un rigore per il Bari, perché Rosina è stato atterrato dal portiere dell'Ascoli e non è stato dato. Non siamo molto fortunati neppure noi. Sì, ma guarda, io non... No, dico perché parlando poi di quegli sputi anche all'indirizzo di Paparesta, di Nordin. Ma quella ignoranza, perché magari si pensa che Paparesta sia un si fanno ragionamenti di questo genere. Possiamo chiamarla, senza offesa per nessuno, mentalità piccolo paesana, perché se si pensa ancora a queste cose... Poca roba, dai, dai. Incommentabile, si commenta da solo un episodio del genere. Adesso dicevamo ora di una squadra che sa finalmente quello che vuole, questo è importante. No, altro, il Bari adesso ha una sua caratteristica. Io prima non sapevo quale fosse la caratteristica del Bari, devo dire la verità. Adesso vedo una squadra che se è fatto suo, che sa colpire quando deve colpire e magari anche ottiene il massimo risultato col minimo sforzo. Io credo che una squadra come il Bari, quando hai le... Insomma, io credo che questo sia un compromesso fra il calcio fin troppo sparagnino di Nicola e quello sin troppo arrembante del primo Camplone. Non dimentichiamo che il Bari concedeva spazi enormi agli avversari senza avere la capacità poi di andare a rimediare. E credo che questo sia un giusto compromesso, una squadra che fa il suo, quando deve punzecchiare va a punzecchiare, sta attenta a non prenderle, insomma
credo che questo possa essere il Bari fondamentalmente. Forse ci siamo arrivati, poi se basterà o no ad andare in Serie A non possiamo dirlo, perché di fronte ci troveremo squadre comunque. È un playoff interessante questo, perché comunque ci sono delle squadre che hanno delle caratteristiche molto, molto forti. Direi che come coefficiente di difficoltà è un playoff forse anche più difficile rispetto a quello degli ultimi anni, perché insomma. Il Pescara è un avversario da prendere con le pinze, poi un giocatore della Padula che è un valore assoluto, molto insomma, forte, fa la differenza, sì. 23 gol, anche oggi ha segnato, un giocatore formidabile, prima di perdere oggi lo Spezia aveva dimostrato solidità, il Trapani sembra un po' il pane della remontata, una squadra che non si ferma più e vola sul livello di entusiasmo e trova giocatori di partita in partita, oggi sentivo il commento alla prestazione di Petkovic, credo che si chiami, e mi ha detto, insomma, ne parlano tutti come di un fenomeno, un po' quello che accade a Bari con Natale, vi ci ricorderete, no? Spuntato un po', sì, all'improvviso. Quindi, insomma, sono playoff tosti. L'importante è che Bari ci arrivi con le sue caratteristiche. La sua caratteristica, a mio avviso, deve essere quella di una squadra quadrata, equilibrata, con solisti che fanno la differenza. Se i solisti che fanno la differenza, ma la squadra non è né equilibrata né quadrata, i solisti servono a poco. Credo che sia un giusto compromesso. Vorrei anche il conforto di Salvatore Guastella tra il Bari sin troppo rinunciatario di Nicola e questo che magari all'inizio era fin troppo sbilanciato. Sì, ma io credo che sia coinciso anche con l'impiego di qualche giocatore, mi riferisco per esempio a coloro che hanno giocato davanti alla difesa, finalmente con quelli che erano i calciatori più idoni, mi riferisco a Romizzi, mi riferisco allo stesso Donati di oggi. Quando noi giocavamo un po' spregiudicati mi ricordo che ci avevamo Valiani e qualche altro, non perché non sono validi, ma perché non avevano le caratteristiche di interditori che ti dà un po' di equilibrio nelle due fasi. Quindi io credo che Camplone, faccio il mio plauso, che non ha accantonato definitivamente come sembrava da qualcuno Donati o lo stesso Romizzi, è stato onesto, ha visto che si sono allenati, si sono resi disponibili e li ha impiegati. Però vedi anche oggi con Donati in mezzo, il problema è, io credo che al di là delle caratteristiche, sai che Romizzi è un giocatore che per me deve sempre giocare, tanto per essere chiari, però è proprio l'approccio della squadra, un po' diversa, molto più attenta, probabilmente. Sì, sì, no, sicuro, però sai cos'è, Enzo, quando tu c'hai giocatori lì davanti che ti conquistano e giocano tanti palloni, e puoi sfruttare meglio le caratteristiche di altri nel loro più idoneo. Io Valiani davanti alla difesa, ti ripeto, non perché abbia giocato male, ma è sprecato per quello che può dare invece se gioca quei 10 metri più avanti da mezzala. In più c'è da aggiungere... 10 metri più avanti da mezzala li occupa Dezzi, credo. Quindi sì, ma anche Valiani, non è messo male dall'altra parte. Però voglio dire, in più la squadra finalmente ha cominciato a credere nelle proprie possibilità e le cose piano piano si sono messe a posto. È chiaro che da adesso, da qui in avanti... E come mi auguro che siano, la squadra debba assolutamente continuare su questa strada, deve fare 5 finali, sono le pre-finali dei play-off, perché così saranno queste partite, per blindare il terzo posto ovviamente, perché nei play-off dovrebbe cadere il mondo per non andarci. Io faccio la corsa sul terzo posto, che come ben sai è fondamentale, certo, arrivare terzi, certo. Quindi questo deve essere l'obiettivo primario assoluto e da raggiungere con tutte le forze di questa squadra. Poi dopo nei playoff ce la giochiamo con tutti. Certo che oggi si è creato un solco comunque fra Bari e Bari, Trapani, Pescara e gli altri, squadre come sì, il Cesena. Sì, sì, c'è sì, il solco adesso. Bravo, per questo ormai c'è una corsa a 3 per il terzo posto. Bravo. Per quello che, sì. è quello che dobbiamo provare a vincere, questo mini primi torneo di 5 partite a 3 squadre. Dobbiamo arrivare primi tra queste 3. Dopodiché con i playoff poi si pensa, intanto raggiungiamo il terzo posto. Enzo, io come migliore in campo questa sera ho premiato Tonucci, Salvatore Guastella, Donati, il tuo? Il mio? Vorrei trovare una soluzione alternativa che mi scoccia dire le stesse cose che dite voi, se volete la verità. Sai che faccio fatica, perché le prestazioni non sono state, diciamo, nel complesso, le prestazioni individuali, ma questo è un segnale positivo, non sono state, diciamo, prestazioni. Allora, io avrei detto, siccome però Cristian mi chiedeva un nome, e sinceramente anch'io avrei detto il gruppo, perché tutti oggi sono stati
belli, compatti e tosti. Però se sì, ho voluto premiare un difensore anche sì, perché due gare che non si subiscono gol, una partita dove la difesa comunque è stata attenta sempre sul pezzo, quindi ho premiato. Sì, stiamo dando il tempo a Enzo nel frattempo di sceglierlo. No, guarda, a me è piaciuto, guarda, anche di Cesare comunque. Ha perso molti palloni, diciamo. Gli è mancato stavolta l'ultimo passaggio. Però ancora una volta la vivacità del Bari è nelle giocate di Rosina, devo dirti la verità, anche se oggi è stato impreciso, cioè ho visto in alcuni casi, però quando a lui la palla è proprio l'idea del cambio di marcia, no? Che qualcosa possa accadere, ed è una cosa piacevolissima. Oggi in verità l'avrei data ancora una volta a lui, però credo che abbia sbagliato qualche passaggio di troppo e abbia un po' esagerato in qualche situazione. Allora, insomma, al netto di queste considerazioni, io premiamo Tonucci, che è stato coraggioso anche in quella rovesciata. In verità il gol è stato un altro gol, sì, però diciamo che apprezziamo lì lo spirito con il quale si è proposto in quell'occasione. Enzo, approfitto della tua presenza perché un ascoltatore in presenza ti ha chiamato in causa lamentandosi con un titolo di Repubblica che parlava di giallo due diligence in merito a Dato Nordin. Non so se vuoi specificare qualcosa in merito. Ma giallo nel senso che è atipico che venga fatta prima una presentazione e poi si faccia la due diligence. Io poi nel pezzo ho detto è un fatto abbastanza irrituale, sì, perché di solito si va prima la due diligence e poi si fa una presentazione. Ora, al di là del titolo o non del titolo, aspettiamo i fatti e concretezze. A me risulta che oggi sia arrivata, come dire, la garanzia, adesso sì, non ricordo esattamente il termine tecnico, però una carta che garantisce praticamente, è arrivata all'advisor del Bari, una carta che garantisce che effettivamente Nordin i soldi ce li ha e quindi e questo dovrebbe far stare più sicuri un po' tutti. Io non so, ho detto anche l'altro giorno, non so se si tratti o no di un magnate, ho detto anche che non è un signor nessuno, ma ha sicuramente delle amicizie importanti, potrebbe avere anche, come dire, un ascendente sul governo malese, però invito i tifosi, insomma, schierarsi, non schierarsi. Io credo che in questi casi bisogna prendere tutte le situazioni con le pinze, anche perché ne abbiamo vissute così tante a Bari che è giusto magari anche essere, come dire, ma per non sbagliarsi, per non trovarsi male, essere un filo pessimisti. Ma questo non vuol dire che è un pessimismo in assoluto rispetto alla bontà dell'operazione, è perché la prudenza non è mai troppa in questi casi. Poi alla fine parleranno i fatti, capiremo esattamente chi è stato Nordin. Ho già apprezzato molto che sia andato ad Austria, sì, perché infatti, non me l'aspettavo, francamente. Cominciando ad andare più in trasferta come i baresi, che ormai trascorrono queste giornate tutti fuori casa, quindi anche Nordin si è calato da una parte. Peccato per questo episodio che letto sui siti, lo leggo ancora una volta a tutto Bari, degli sputi verso Paparesta e Dato. È vero, un peccato, perché credo che il malese, anche per cultura, per mentalità, si è chiesto ma dove sono finito, insomma, tanto per essere chiari. Va bene Enzo, noi ti ringraziamo per essere intervenuto questa sera. Okay, buonanotte, ciao. Ringraziamo ancora una volta Enzo Tamborra, responsabile dei servizi sportivi di Telebari, e possiamo riaprire la linea alle telefonate a casa. 0850199998 il numero per intervenire in diretta. Vi ricordo anche che potete scrivere le vostre domande e i vostri commenti anche sulla pagina Facebook del TB Sport. Sì, se fosse confermato, insomma, sarebbe davvero, davvero molto grave quello che è accaduto ad Ascoli. Sono episodi che, lo abbiamo ripetuto, nel calcio italiano accadono anche spesso, purtroppo. La nostra cultura sportiva non esiste, ma sì, lì succede di tutto. Una telefonata in linea, pronto, buonasera. Sì, salve, buonasera. Buonasera. Sento, sono Giuseppe. Ciao, volevo Giuseppe dire una cosa, io non me la sento di lasciare la cosa del comportamento dei tifosi, chiamiamoli così, dell'Ascoli come una cosa paesana. Anzi, la trovo una cosa piuttosto grave che si ripete negli anni. Da una certa area geografica in su, praticamente loro pensano che tutto quello che facciamo noi debba essere qualcosa di truffaldino, ed è incominciato questo fatto già con Matarrese,
con Matarrese quando c'era presidente della Federcalcio Antonio Matarrese. Allora si diceva che siccome era presidente Antonio Matarrese, noi ci compravamo gli arbitri e facevamo tutte queste porcherie. Il risultato, siamo andati a finire in Serie B. Adesso sta continuando la cosa anche con Papareste. Secondo una certa mentalità, noi praticamente ci compriamo gli arbitri perché, essendo un ex arbitro Papareste, allora c'è una certa collusione sotto questo punto di vista. Risultato, sì. Abbiamo avuto due rigori, delle squadre che stanno in alto, è quella che ha avuto meno rigori di tutti, e questo andazzo continua in questa maniera. Grazie. Gli episodi non sono per niente a nostro favore. Purtroppo alcuni episodi non ci hanno sorriso, soprattutto in area di rigore. Inventarci altro. Capisco il ragionamento, non fa una grinza il ragionamento dell'amico che ha chiamato adesso, però io sinceramente meno parliamo di queste... meno diamo risalto a queste cose gravissime, per carità, l'abbiamo sottolineato. Io ho detto che è la cosa di un piccolo paese, che dal mio punto di vista è una bella offesa rivolta a quel di Ascoli, perché insomma definire un piccolo paese una squadra di Serie B non è propriamente il massimo, però che possiamo farci? Nulla, se non che chi di dovere deve intervenire. Se ci sono state delle autorità, qualcuno, un commissario di campo, qualcosa, se scrive qualcosa, non so se la sua autorità può essere estesa anche alla tribuna, che lo faccia e che sanzioni. Sì, prenderanno i giusti provvedimenti. Non è che possiamo fare la guerra noi. Certo. Pubblicità, a tra poco. Ed eccoci tornati con il 91esimo minuto nella terza e ultima parte del nostro programma. Ovviamente stiamo commentando quella che è stata la partita tra Ascoli e Bari. Ora tenteremo di contattare il presidente Gianluca Papareste anche per capire che cosa è successo in tribuna sugli spalti. Nel frattempo apriamo la linea alle telefonate, 0850199998 il numero per intervenire in diretta. Di parlare. Sì, beh sì, lui sì, anche se sarà magari impegnato, ora vedremo un po' e capiamo. Fatto sta che... Se no, provo a chiamare Datton Ordine. Proviamo a chiamare lui, dai, proviamo a chiamare direttamente lui, vediamo se ci risponde o meno. Poverino, sarà rimasto sconvolto, insomma, da quello che è successo. Non penso che in Malesia accadano queste cose. Ci informeremo magari sul comportamento dei tifosi, se mai ce ne fossero tantissimi in Malesia. Nel calcio malese, vabbè. Allora, fatto sta che sabato c'è un'altra partita importante, è vero, tutte le partite le abbiamo dette, le ultime partite saranno sarà come un'altra. Delle finali, però sarà una bella partita. E ce l'abbiamo in collegamento telefonico. Presidente, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Buonasera, Presidente. Complimenti per la vittoria del Bari. Sì, ah, grazie Presidente. Perché così c'è più ascolto, no? Ci sono più... i tifosi che li seguono e seguono tutti quanti noi. No, sono contento. Presidente, che cosa è successo in tribuna? Abbiamo cercato di capirci qualcosa, ma poche notizie sono giunte qui a Bari. È successo qualcosa di molto brutto e negativo, perché in tribuna d'onore, in tribuna autorità, dei tifosi, seri tifosi, gente che veramente non merita di frequentare gli stadi, non so come... Mi auguro che vengano identificati e vengano fatti i provvedimenti che di dovere. Hanno insultato, offeso, sputato tutta la compagine presente allo stadio, in tribuna, e questo è stato estremamente grave, soprattutto non tanto per, anche forse perché noi in Italia siamo abituati a tollerare determinate cose, però per chi viene da fuori, da un'altra parte del mondo, con un'altra religione, con un'altra cultura, trovarsi in uno stadio e vedere quello che è accaduto è grave e comporta veramente... Poi ci si lamenta che la gente non investe nel calcio italiano, che ci sono questi problemi. Ripeto, tra l'altro, mister Datton Ordine era contento, felice
esultava perché pensava che non ci fosse nulla di male nell'esultare per la vittoria di una squadra a cui lui si è ormai innamorato, legato in maniera incredibile. E invece era felice di vedere il pubblico che esultava, e invece siamo stati offesi, tra l'altro non saprei nemmeno per quale motivo, forse perché qualche personaggio, forse anche l'allenatore dell'Ascoli, che è un ex, cercava di protestare in continuazione, si rivolgeva verso la tribuna, non so per quale motivo, perché tra l'altro un arbitro credo che ci abbia solo danneggiato oggi con mancato rigore netto, quindi, ma non è per parlare dell'arbitro, è per incomprensibile quello che è accaduto oggi, è grave per il calcio italiano. Presidente, episodio da censurare, però parliamo di questa vittoria, possiamo definirla davvero la vittoria del gruppo, è un Bari che resta lì in terza posizione. Ma ve l'ho detto sabato scorso, questo è un gruppo che si sta consolidando sempre di più, volevo farvi vedere alla fine della partita, mentre sono rientrato nel spogliatoio, quello che l'entusiasmo, ma la gioia di essere riusciti a conquistare 3 punti su un campo difficile, in un contesto difficilissimo, portare a casa una partita che forse potevamo portare anche più agevolmente perché abbiamo avuto delle occasioni, però queste vittorie servono anche a soffrire, a riuscire a raggiungere il risultato nonostante le occasioni che poi abbiamo sprecato, ma sono contento per i risultati, contento per il lavoro di questa squadra, di questo staff, dall'allenatore al direttore sportivo, al team manager, allo staff medico, insomma tutti stanno facendo quello che noi ci aspettiamo e dobbiamo essere soddisfatti e ringraziare tutte queste persone che stanno lavorando in maniera, devo dire, anche silenziosa per poterci portare al meglio avanti presso. Presidente, dietro non mollano, non dobbiamo mollare anche noi, il terzo posto è, bisogna custodirlo gelosamente fino alla fine, quindi sabato allo stadio, la spinta del nostro pubblico speriamo che sia come al solito e come abile. Ma io devo dire solo una cosa, che il nostro pubblico è sempre eccezionale. Oggi, mentre salivamo in macchina da Bari ad Ascoli, abbiamo trovato una marea di macchine con tifosi biancorossi, pullman. Ci siamo fermati 2 volte all'autogrill con Mr. Nordin e lui era estasiato da vedere tutti questi tifosi appassionati che esultavano, che lo accoglievano, che lo abbracciavano e soprattutto che erano entusiasti di affrontare questo viaggio per sostenere il viaggio di 4 ore più o meno, per 90 minuti, ma 90 minuti in cui la squadra ha fatto sentire l'affetto, la vicinanza, la tifoseria ha fatto sentire alla squadra l'importanza che è veramente fondamentale, insomma, per questa squadra. Presidente, possiamo dire che la squadra ha trovato finalmente la propria identità e finalmente gioca da squadra, sa quello che vuole e lo ottiene con tutti i mezzi che poi ha a disposizione. La squadra è una squadra che, ripeto, anche chi non gioca tutte le partite, non gioca sempre, si può trovare pronto. Abbiamo questo momento. E quindi, secondo me, questa è stata una cosa molto, ma molto importante oggi, questa dimostrazione di eccezionale. Presidente, fonti attendibili ci dicono che finalmente carta canta, sono arrivate le garanzie che la società biancorossa aspettava da parte del magnate malese, ce lo può confermare? Guardate, più che garanzie, qui siccome non vorrei neppure che venga strumentalizzata troppo questo discorso, qui noi abbiamo firmato un contratto preliminare con una persona che ha dimostrato di avere le potenzialità economiche per sostenere questa operazione e di averle in maniera molto, ma molto consistente, altrimenti non avremmo firmato nulla e non saremmo andati avanti. Se abbiamo presentato, se sta frequentando lo stadio, la squadra e tutto il resto, viene a vedere le partite, tra l'altro porta anche bene nel calcio, quando le cose vanno bene c'è chi porta bene, bisogna anche
essere felici di questo. Non poi nei dettagli, se il bonifico è arrivato, non è arrivato, se la garanzia è stata data o no. È chiaro che se non ci fossero state queste condizioni non saremmo andati avanti, non è che siamo degli sprovveduti, ci sono stati altri casi in cui queste garanzie non arrivavano e purtroppo non siamo potuti andare avanti, saremmo andati avanti con tutti quelli che portavano le garanzie che dato Nordin ha portato. Ci sarà sabato Nordin, visto che porta così fortuna al Bari? Ci sarà certamente. Meno male. Va bene. Oggi aveva previsto, Presidente, addirittura un 5-0, no, abbiamo saputo. Beh, però in ogni caso... Io ho detto di essere cauto, così come cioè, deve essere cauto in tribuna, perché quando andiamo fuori non è un clima dei migliori, soprattutto in campi come quello di Ascoli oggi. Ma ripeto, sono mortificato come italiano e come una persona che lavori nel mondo del calcio, che lui purtroppo abbia subito un'accoglienza e delle offese che devo definire veramente gravi. Comunque un'ultima parola da parte sua e da parte mia è per ringraziare veramente questi 2000 tifosi che sono stati, vorrei fermarmi a tutte le autogrill per salutarli e ringraziarli personalmente uno alla volta, perché sono stati eccezionali. E questo non bisogna mai dimenticarlo, perché se riusciamo a fare questo, se siamo riusciti a far arrivare un imprenditore importante da fuori per investire a Bari, è grazie solo ed esclusivamente alla nostra meravigliosa tifoseria. E non è piaceria, non è volersi avvicinare a tutti i costi a questa tifoseria, ma è solo un atto dovuto per ringraziare chi ha consentito tutto questo. Non ci sono altri meriti. Perfetto, Presidente, noi la ringraziamo per essere intervenuto, ovviamente buon rientro a casa. Grazie, sarà una notte lunga ma piacevole. Grazie ancora Gianluca Paparesta. E allora, quindi insomma, era tutto vero purtroppo. Sì, purtroppo sì, ma sono sicura speravamo che... di no, ma parlo della storia dell'aggressione. I tifosi baresi sapranno come far dimenticare questo episodio spiacevole, sicuramente sabato daranno il meglio di loro stessi, questo è più che certo. Direi che per questa puntata è tutto, ovviamente noi ci ritroviamo sabato, subito dopo Bari Modena, in studio con me ci sarà Salvatore Guastella, grazie per essere stato qui. Sarà sempre un piacere, ma preannuncio che sabato sarò sul... Lilli, sul c'ho un aereo che mi attende subito dopo, dovrò correre all'aeroporto. Cristian, bisogna stringere dallo stadio, insomma, grazie ancora Cristian. Lo dico già da adesso, quindi... Uomo avvisato, mi lascio da sola qui in studio, non so cosa potrebbe accadere. Grazie a voi per averci seguito, io ringrazio per la regia di Telebari, Valentina Belmonte e Giuseppe Mondelli, per quella di Radio Bari, invece Pasquale 33 e ovviamente per la pagina Facebook del TV Sport, il nostro Davidino a Brescia. Grazie anche a voi per averci seguito, buona serata a tutti e buonanotte. Questo programma è offerto da Bari Blu, vivi il centro in ogni senso. Strada statale 16, uscita Triggiano Bari. www.baribluweb.com. Seguici su Facebook e Twitter. Elettrica Armenise, www.armeniseimpianti.it. SciCaf, il caffè. Sicme Energy e Gas, gruppo Roma Gas & Power.